Nel 2006 ho iniziato a fare gli allenamenti con la nazionale, sono stata convocata per partecipare in Belgio e lì avevo conosciuto le altre ragazze sorde ed è stato un momento importante per me perché vedendo le altre ragazze realizzate nella vita che affrontavano tranquillamente il discorso della sordità e comunque lavoravano, studiavano, facevano l'università, facevano una vita proprio tranquilla, una vita normale come tutte. Lì ho capito che se loro sono realizzate nella vita, perché non posso farla anch'io. È di lì che ho capito, dopo aver toccato il fondo, sono risalita, perché se loro sono realizzate nella vita, anche io posso esserlo. E quindi la squadra, la nazionale, mi è servita tantissimo da questo punto di vista e mi è servito soprattutto per uscire fuori dal guscio, per aprirmi, per bloccarmi e farmi valere per quella che sono.